tema della partecipazione in questo momento è un tema fondamentale. Oltretutto, insomma, bisogna considerare la partecipazione adesso anche come un aspetto della contribuzione, nel senso che la società contemporanea è una società che non solo vuole dire la sua, ma in qualche modo vuole essere partecipe all'attività delle trasformazioni sociali all'interno delle relazioni tra le persone, dell'ambiente che ci sono dentro la società. È importantissimo questo aspetto perché dal punto di vista economico i problemi che ogni Stato che c'ha, ma insomma non solamente l'Italia, portano ad avere una grandissima difficoltà dal punto di vista del welfare, perciò sarebbe fondamentale insomma che si facesse una nuova politica perché perciò tutti gli obiettivi e la strategia del, diciamo, rispetto a rinnovo sociale, a progetti sociali eccetera eccetera, si facesse all'interno dei territori, tenendo in considerazione le comunità, il loro modo di relazionarsi, un concetto nuovo di abitare, un concetto nuovo non solo di realizzare i servizi ma anche la loro gestione, perciò partire dalle comunità, dalla comunità interculturale e riuscire all'interno di questo a ragionare sui problemi degli anziani, delle donne, e perciò contribuire vuol dire avere un'attività in direzione, diciamo, della partecipazione, ma un'attività veramente attiva. La gestione del territorio in termini urbanistici vuol dire immaginare spazi nuovi per una società che cambia e che perciò gli urbanisti, i pianificatori, gli architetti devono riuscire a individuare nuovi modi di abitare e creare nuove architetture, nuovi spazi per rendere, diciamo, la vita di queste persone coerente con quelli che sono gli obiettivi nostri, insomma, l'immagine di una città che cambia con una società che si sta veramente trasformando in maniera velocissima.